Ti cercherò sempre, sperando di non trovarti mai, mi hai detto all'ultimo congedo. Non ti cercherò mai, sperando sempre di trovarti, ti ho risposto. Al momento l'arguzia speculare fu sublime, ma ogni giorno che passa si rinsalda in me un unico commento. E quel commento dice: tu imbecille. Oggi voglio parlarvi di poesia e vi convincerò che la poesia è tutto. Che è visione, che è emozione, che è azione, che è bellezza, che è verità, che la poesia è amore. Voglio che quando uscirete da qui iniziate a compiere atti poetici. Voglio che quando tornerete a casa guardiate le cose in maniera diversa. Voglio che quando ripenserete alle mie parole, qualcosa luccichi nei vostri occhi. Se uso il termine poesia, a cosa pensate? Qual è l'immagine che proiettate nella vostra testa? Probabilmente pensate a un poema, o forse al gesto di un poeta che macchia di inchiostro nero un vecchio foglio ingiallito, veicolando visioni, sì, veicolando visioni, perché la poesia è innanzitutto una visione. Conoscete l'haiku? L'haiku è un antico componimento giapponese, nato nel XVII secolo. Originariamente il termine era oku, che significa strofa d'esordio. Fu solo 2 secoli più tardi che lo scrittore giapponese Masaoka Shiki coniò questo termine, haiku, che in realtà è la forma contratta di hakari no ku, che significa verso di un poema a carattere scherzoso. Con esso il poeta fissa uno stato d'animo attraverso le immagini della natura che lo circonda. Il tetto si è bruciato, ora posso vedere la luna. Ecco una visione, la visione di un ostacolo che è stato superato. Questa è la sensazione che vuole trasmettere la poesia. Questo stato d'animo temporaneo, fugace ed effimero. La visione, più propriamente, di un cielo e di un orizzonte che si aprono ai nostri occhi e di una luna che li illumina. In questo haiku, in questo componimento giapponese formato da 17 more, abbiamo tanta shiori, tanta delicatezza, il fascino che dai versi si irradia verso il lettore, andando oltre la mera parola scritta e avvolgendo ogni cosa in un vano, in un vago e indeterminato alone di compassione ed empatia. Oppure facciamo un viaggio. Andiamo in un altro continente, andiamo verso la nobile terra argentina, alla magica città di Buenos Aires, rifugio mentale di un'Italia che ora non esiste più. E pensiamo alle parole di un grande poeta, forse il più grande di tutti, Jorge Luis Borges, che per l'Argentina è stato tutto e che tutto ha dato all'Argentina con la sua poesia. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de la sombra haber mirado esa luz dispersa. Da uno dei tuoi patti aver visto le antiche stelle, dalla panchina, coperta dall'ombra, aver visto quelle luci in lontananza, che in mia ignoranza non ho apprendito a nombrare né a ordinare in constellaciones, che la mia ignoranza non ha imparato a nominare né a ordinare in constellaciones. Aver sentito il circolo dell'acqua e nel segreto aljibe, aver sentito il cerchio dell'acqua nella cisterna segreta, e l'olore del jasmin e la madreselva, l'odore del gelsomino e la madreselva, e il silenzio del pacaro dormido. Il silenzio dell'uccello che riposa, e l'arco del zanguan, la humedad, l'arco di volta, la umidità, esas cosas, a caso, sono il poema, queste cose forse sono la poesia. Siamo in un patio, abbiamo pranzato, fa caldo, c'è l'umidità tipica portegna, ci sono dei rumori in lontananza, bambini giocano a pallone, gocce d'acqua cadono nel pozzo. Siamo in uno dei barri più antichi di Buenos Aires, San Telmo, dove a mezzanotte, la domenica sera, accade la magia, perché si balla tango in Plaza del Rego e dove, se provate a chiudere gli occhi, tutto può succedere. Senza volerlo, abbiamo scoperto un tema comune al nostro ragionamento, che sono le emozioni, perché la poesia è emozione. Perché parlare di poesia ha evidentemente a che fare con esso. Parlare di poesia
significa scavare nel nostro cuore e toccare ciò che è là sepolto, ciò che è là il letargo. Parlare di poesia significa dialogare con la parte più bella che abbiamo, quella più prudente nel manifestarsi, fragile, figlia di insicurezze, figlia di un tempo che forse a volte non dovrebbe nemmeno esistere. Conoscete Alejandro Jodorowsky? Alejandro Jodorowsky è un grandissimo artista cileno, anzi non è un artista, è un poeta, è un regista, è un attore, è uno sceneggiatore, è un drammaturgo, è un poliedrico. Lui sostiene, è ancora vivo e vive a Parigi, dove legge i tarocchi gratuitamente il mercoledì pomeriggio a chi si imbatte nel luogo in cui si trova, lui sostiene che il periodo più poetico per l'umanità siano stati gli anni 50 in Cile. Voi vi starete chiedendo perché gli anni 50 e perché il Cile. Perché in quel periodo vissero cinque tra i più grandi poeti dell'umanità. Pablo Neruda, Vincente Huidobro, Gabriela Mistral, Pablo de Rocca e Nino Caparra. Cinque poeti vissuti contemporaneamente che vissero un nuovo modo di fare poesia. Avevano deciso di trasmettere al popolo cileno una nuova mentalità. Pablo Neruda è il più conosciuto di tutti, ma forse pochi sanno che Pablo Neruda era un personaggio molto esuberante, molto stravagante. Viveva in una casa a forma di castello ed era così apprezzato, così amato dal popolo che gli ubriachi cileni in piena sbornia non facevano altro che decantare le sue poesie. E tutti avevano un solo desiderio, diventare poeti come Pablo Neruda. Succede che me canso di mi pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra, succede che me canso de ser hombre, succede che mi stanco dei miei piedi e delle mie unghie, dei miei capelli, della mia ombra, succede che mi stanco di essere uomo. Sin embargo, seria delicioso assustare a un notario con un lirio cortato, eppure sarebbe piacevole dar fastidio a un notaio con un iris reciso, o dar morte a una monca con un golpe di oreca, o uccidere una monaca con un colpo di orecchio. Seria bello, ir par la cages con un cuchillo verde, y dando gritos hasta morir de frío. E sarebbe bello andare per le strade con un coltello verde e gridare fino a morire di freddo. Pablo de Rocca forse era più stravagante e più folle di Pablo Neruda. Organizzava attentati anarchici, truffe e insultava le persone per strada. E se lo incontravate per le strade di Santiago del Cile, potevate imbattervi in lui che gridava e declamava alcuni dei suoi versi. Bruciate la poesia, decapitate la poesia, scegliete un materiale qualunque, come si scelgono le stelle tra i lombrichi. Due tra i cinque più grandi poeti del mondo, e Jodorowsky, insieme al suo amico Enrique Lin, si trovavano a vivere in quella terra e decisero di fare qualcosa di importantissimo, di far sì che la poesia non fosse più solo decantata, ma diventasse poesia vissuta. Jodorowsky mise in pratica quindi quello che Marinetti qualche anno prima aveva insegnato, il fondatore del futurismo italiano: la poesia deve essere azione. La poesia è azione e deve esserlo. E allora Jodorowsky, insieme ad Enrique Lin, altro grande poeta allievo di Parra, iniziarono a camminare diritti. Camminare diritti significa non cambiare mai direzione, non in senso figurato, in senso reale. E quindi quando incontravano una macchina, salivano in piedi sulla macchina. Quando incrociavano un albero, scavalcavano l'albero, si arrampicavano fino a cadere, fino a sbucciarsi le ginocchia. E quando incontravano una casa, anziché aggirare l'isolato, bussavano, si facevano aprire, entravano e uscivano dal retro. Voi vi starete chiedendo, le persone che li aprivano cosa pensavano? Ridevano, perché vivevano inebriati dalla poesia di quel periodo. La poesia quindi è iperbole. La poesia è necessariamente iperbole. Ed è stupendo pensare che in quel periodo, in Cile, 70 anni fa, si sia vissuto con questa intensità. E sono sicuro che ciascuno di voi, quando ha ascoltato il racconto di Neruda, di De Rocca o di Jodorowsky, ha immaginato almeno per un solo istante di avere il coraggio, l'ardore di essere il compagno di merenda, la compagna di merenda di Jodorowsky,
per vivere questi momenti così unici e irripetibili. La poesia non è statica, la poesia non è immaginazione, la poesia è innanzitutto un atto, la poesia va vissuta. Non è per caso stupefacente sorridere, non è per caso magnifico avere il coraggio di osare, ditemi che non sia poetico riuscire a vivere senza timore. La sentite? Compiere atti poetici significa avere il coraggio di seguire i propri desideri, significa voler popolare il mondo e la nostra vita di atti e gesti, anche insensati, ma pieni di bellezza. Bellezza. Ho quasi il mal di testa. La poesia è anche bellezza. E allora provate a chiudere gli occhi e ditemi, provate a immaginare chiudendo gli occhi se le parole di questa poesia, seppur piene di dolore, non siano colme di bellezza. Vi prego, chiudete tutti gli occhi. L'erba verde si tende come seta. Sugli alberi crescono le foglie rosse. Nemmeno a parlarne tu non fai ritorno. Tu torni solo quando il profumo è svanito. Avete mai pensato che ciò che è bello è anche vero? Avete mai pensato che ciò che è oggettivamente bello ci trasmette un senso di delicatezza, di sincerità, ci rassicura? Anche Platone, quando parlava del suo concetto di Eros, diceva che ciò che era bello era anche buono e vero, ciò che era buono e vero era anche bello. Kalos agathos. Ma allora, volendo scomodare anche Aristotele, se la poesia è bellezza e la bellezza è verità, e la verità è bellezza, allora la poesia è anche verità. Anche se qui mi sovviene una battuta, la verità è come la poesia e la maggior parte della gente odia maledettamente la poesia. La poesia è tutto questo, è un flusso continuo di concetti che pervade ogni nostro singolo respiro. Aveva ragione Jorge Luis Borges quando, ormai cieco, venne invitato nell'università di Harvard per tenere una conferenza sul significato della poesia nel 1967 e nel 1968 in 6 diverse occasioni, e nella prima di esse lui disse: "We go on to life, we go on to poetry, and the life, I'm sure, is made of poetry." Andiamo verso la vita, andiamo verso la poesia, ma la vita, ne sono sicuro, è fatta di poesia. E io vi voglio mettere allerta, vi voglio avvertire, fuggire dalla poesia significa non vivere. E io non voglio vivere una vita che non sia tale, a meno che non sia assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente e succhiare tutto il mio dolore di essa, vivere da gagliardo spartano, tanto da distruggere tutto ciò che non fosse vita, falciare ampio e raso terra, fino a mettere la vita in un angolo ridotta ai termini più semplici. Visione, emozione, azione, bellezza e verità. Cos'è tutto questo se non amore? La poesia è piena di amore. L'amore di chi? L'amore che viene provato, l'amore che viene ricevuto, l'amore che distrugge, quello che fa male. La poesia è sempre stato il mezzo normale per comunicare l'amore. Ma state ciacurra all'amuri. L'amuri è cagionevole. Può essere leggero come un filo di paglia che vi porta in cielo, o pesanti come i naturali che vi scrafazzi. Io... Credo però di non essere stato sincero con voi, perché vi ho mentito, vi ho preso in giro, vi ho turlupinato, ho omesso un particolare importante: labbra macchiate da un sorriso, labbra macchiate da un sorriso, cosce avvolte nell'ombra, mani lunghe, dolce e lente, occhi tristi e solitari. Odo battiti lenti e ritmati, sento cicatrici malfidate. Rido come un pagliaccio, una fuga oppure un abbraccio. Fiducia, una parola conosciuta, paura, il cancello che la oscura. Saltano fuori rime non volute.
gioco e tremo come un castello di Lego, anelo, parole, carezze e amore, lettere confuse con cui costruire, lievi tocchi con cui curare ferite, calore che riempia tutto il mio vuoto, perché la poesia è anche dolore.